Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di TVL per questo nuovo appuntamento con il nostro telegiornale. Andiamo insieme a vedere il sommario con i principali argomenti che approfondiremo nel nostro telegiornale. 80 anni fa l'eccidio del Padule di Fucecchio, 174 furono le vittime nell'anniversario ricordate a Castelmartino e Cintolese. Domani su TVL il film documentario Tutto questo sangue, dedicato ai tragici fatti. Sono quasi un centinaio i capi scout pistoiesi in questi giorni a Verona per la rotta nazionale, al centro dell'esperienza in 18.000 sono arrivati da tutto il paese. Il tema della felicità, ma anche i progetti per l'associazione nel 50° della fondazione. Proseguono nel rispetto del cronoprogramma i lavori all'Istituto Geometri del Ferifermi a Pistoia, un intervento per l'adeguamento sismico e efficientamento energetico finanziato con fondi PNRR. La musica genovese è protagonista sulla montagna pistoiese per l'apertura del Django Festival, che è in pieno svolgimento. La kermesse tra concerti, concorsi e masterclass proseguirà fino al 25 agosto. Stato presentato il nuovo coach di Estra Pistoia, Dante Calabria, la sua prima esperienza da capo allenatore. La sua idea di basket è un mix tra quello italiano ed americano. Era il 23 agosto del 1944, 80 anni fa, 174 persone vennero trucidate nell'area del Padule di Fucecchio. Oggi la celebrazione sul nostro territorio, ce ne parla Massimo Pannocchio. La memoria delle 174 persone, tra donne, giovani, anziane, bambini e uomini, tutti civili, uccise, trucidate, sbeffeggiate dall'esercito tedesco in ritirata. La memoria di quelle atrocità, di quella violenza accanita su persone inermi, la memoria di quello che l'uomo ebbe a compiere il 23 agosto del 1944, quello che poi è passato alla storia come l'eccidio del Padule di Fucecchio. Ogni anno queste vittime vengono commemorate affinché il ricordo di loro, di questi fatti, non svanisca e si rinnovi anche tra le giovani generazioni. Fra queste celebrazioni abbiamo seguito le cerimonie di Castelmartini e Cintolese. Come si fa a parlare di memoria e fare questa memoria che arrivi ai ragazzi, ai giovani, che è l'intento poi di queste celebrazioni? Giovani che poi vedono in televisione o comunque vedono su internet, vedono nel mondo quello che sta succedendo. La storia si ripete. Sì, la storia, diceva Giovan Battista Vico, è fatta di corsi e ricorsi ciclici. Quello che oggi accade con la concatenazione di fatti che portano a un evento, in realtà spesso nel corso della storia lo rivedi accadere. E per questo ha importanza la memoria, perché avere consapevolezza delle cose che sono accadute e come si sono concatenate nell'andare a cadere, a diventare realtà, aiuta perché non accadino mai più. Pensate qui nel Padule di Fucecchio, quello che qui mi ha sempre colpito è vedere nelle stradelle, nelle varie vie sterrate di accesso che portano al palude, ma anche negli anfratti, la lapide con il ricordo di una, di due, di tre persone, non di più. Significò che in questo caso i nazisti, guidati dai fascisti, andavano proprio a cercare dove le persone stavano fuggendo, indifese, e questo la dice lunga e ci dà un senso profondo di come dobbiamo comportarci nel guardare al futuro, rifiutando i negazionismi, rifiutando i ragionamenti di chi cerca di stemperare, di dire è accaduto tant'anni fa, potrebbe riaccadere. Pensate ai soprusi dei russi a Bucha e in tante località dell'Ucraina, in cui sembra di rivedere proprio attraverso l'atteggiamento di Putin e della sua dittatura quello che qui vedemmo 80 anni fa. Ecco, la memoria che fa il futuro. Nel corso del telegiornale torneremo a parlare di questo momento della storia. Domani infatti TVL trasmetterà un film documentario su quei fatti, ne parleremo più avanti nel nostro telegiornale. Cambiamo decisamente argomento, è in corso a Verona la rotta nazionale dei capi scout della GESCI, sono arrivati in 18.000 per vivere questo momento, tra di loro ci sono anche diversi pistoiesi.
Sono arrivati a Verona da tutta Italia e in 18.000 hanno invaso pacificamente la città per confrontarsi sulle sfide del futuro. Accadrà sino a domenica in occasione della Route Nazionale dei capi degli Scout Agesci, a 50 anni dalla fondazione dell'associazione Guide e Scout Cattolici Italiani. Sono stati 50 anni importanti ed è importante fare memoria, ma è anche importante stare in questo tempo, perché noi ci occupiamo di educazione e per noi è importante capire qual è la complessità di questo nostro tempo. C'è un oggi da attraversare e c'è un oggi che in questo momento in Italia, per esempio, ci mette molto sullo stesso insieme verso obiettivi comuni che possono essere una cura dei rapporti a livello intergenerazionale, una cura con l'ambiente, una cura delle nostre città, una cura dell'altro, ma anche una cura nel lasciarsi trovare dagli altri. Tra i tanti a partecipare anche un centinaio di capi scout arrivati da Pistoia. Una tappa importante dello scoutismo italiano, come l'ha definita il Presidente della Repubblica Mattarella nel suo messaggio inviato ai partecipanti, che si confronteranno attorno al tema della felicità. Durante queste giornate avremo vari momenti di incontro e di confronti tra di noi e con personalità delle sfere sociali, culturali, e di spettacolo, che ci accompagneranno a confrontarci e a rispondere a quelli che sono i nostri quesiti, a condividere dubbi, riflessioni, anche spunti per portare l'associazione avanti in un percorso di crescita e soprattutto che risponda sempre in maniera più opportuna alle richieste che dei nostri ragazzi e ai bisogni che i capi leggono su di loro. Periodo di lavoro nelle scuole, negli istituti del nostro territorio, diversi cantieri aperti. Leonardo Cercone è andato per noi a vedere la situazione all'Istituto Geometri di Viale Adua a Pistoia del complesso dell'Istituto Fedifermi. Proseguono nei tempi i lavori al plesso dei geometri di Viale Adua a Pistoia. Il progetto scolastico, che fa parte dell'Istituto Tecnico Tecnologico Fedifermi, è finalizzato a conseguire sia l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico che una generale riqualificazione funzionale, inclusi interventi di messa a norma, impiantistica e antincendio. I lavori rientrano nei progetti finanziati dal PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Abbiamo notizie che i lavori stiano procedendo regolarmente. I lavori più importanti, più invasivi, vengono fatti in questo momento. Durante l'estate dovrebbero riconsegnarci una parte dell'edificio in coincidenza, poco prima dell'avvio della scuola. Per quanto riguarda le aule che non saranno fruibili, ci è stata assegnata una nuova sede che è in via Gonfiantini, dove verranno dislocate le classi di costruzione ambiente e territorio, cioè degli ex geometri per intenderci. Anche in quella sede i lavori stanno procedendo con regolarità. È ovvio che ci saranno 2 anni, questa sarà più o meno la durata dei lavori, non semplici, ma contiamo nella restituzione poi di una scuola sicura dal punto di vista sismico e con un efficientamento energetico, è l'altro settore dei lavori. Ci sarà un confronto che fino ad ora è stato assolutamente costruttivo con gli enti coinvolti in questo tipo di azione e sarà nostra cura tenere informati direttamente le famiglie e a questi incontri che avremo con la provincia resta inteso che sarà presente anche il presidente del consiglio d'istituto, che come è noto è espressione dei genitori. A supporto della didattica abbiamo circa 35 laboratori che non subiranno problemi o rallentamenti con questi lavori che sta ponendo in essere la provincia, in quanto sia per la sede di via Gonfiantini sono già stati riallestiti o saranno a breve riallestiti 2 laboratori per costruzioni ambiente e territorio, e la fruibilità degli altri laboratori sarà comunque garantita sia all'interno del Fermi stesso sia sfruttando anche i laboratori che sono presso la sede Fedi. Quindi i genitori degli alunni presenti e futuri soprattutto possono stare tranquilli, tutti i ragazzi saranno più che ben sistemati. Questo naturalmente è il nostro impegno, la priorità di un percorso didattico, educativo, formativo corretto è alla base. E proprio la provincia di Pistoia, su un altro episodio, ha replicato con una nota ad un altro Appennino è possibile circa l'ipotesi di collegamento funiviario Doganaccia corno alle scale
La provincia ha precisato di non star correndo per appaltare i lavori sulla funivia, ma che sta lavorando nel pieno rispetto di un cronoprogramma piuttosto stringente imposto dalle normative a cui fanno capo i vari canali di finanziamento per l'allocazione di risorse nazionali e regionali. È importante chiarire, spiega appunto la provincia in una nota, che le risorse finora trasferite alla provincia per il progetto di collegamento con la funivia sono vincolate a quest'opera, dunque non possono essere impiegate per altri interventi o servizi. Ed a proposito di opere e di trasporti, giornata difficile quella di oggi per tanti viaggiatori che si sono mossi nel pomeriggio sulla linea Firenze-Pistoia. Parliamo di treni, per un guasto ad un impianto a Firenze Castello si sono infatti verificati ritardi e cancellazioni di corse. Questo è accaduto intorno alle 5:30. Succede spesso tra ritardi accertati soprattutto nelle fasce di maggior frequenza, ha commentato il capogruppo di Fratelli d'Italia in comune a Pistoia, Pelagalli, chiedendo di rivedere il sistema di calcolo della puntualità dei treni, così che almeno si possano richiedere rimborsi degli abbonamenti. I treni puntuali alle 20 o alle 21 la sera servono a poco, ha aggiunto, se i più utilizzati sono quelli della mattina e del pomeriggio, sono in continuo ritardo. Proseguono poi a Pistoia invece i lavori per la realizzazione della ciclovia del Sole. Erano partiti il 3 giugno scorso, il prossimo lotto, l'allestimento del cantiere inizierà il 26 agosto, riguarderà il tratto di via delle mura urbane tra Piazza Treviso e via delle Logge. L'avvio dell'intervento determinerà una serie di modifiche alla viabilità della zona sino al 7 settembre. La ciclovia del Sole, lo ricordiamo, è un percorso di circa 10 km che localmente è finanziato dal PNRR e parte localmente dalla stazione ferroviaria di Piazza Dante Alighieri per arrivare in via del Forramoro al confine con il comune di Montale. Gli interventi previsti nel tratto pistoiese prevedono la riqualificazione delle strade esistenti, oltre all'intervento di una nuova realizzazione. Il percorso passerà da un'area urbana ad extraurbana, collegandosi in diversi punti con la rete di piste ciclabili esistente. L'opera rientra nel più ampio progetto di portata nazionale che nel percorso da Verona a Firenze attraversa 4 regioni, Veneto, Lombardia, Emilia, Romagna e Toscana, 7 province e 60 comuni. Ed oggi a Pistoia, al via le celebrazioni per San Bartolomeo, ci racconta tutto Gina Nesti. Domani la giornata dedicata al santo, più propriamente dedicata al santo, con alle 10 la messa solenne presieduta dal vescovo Tardelli. È iniziata oggi con i primi vespri, la benedizione dell'olio e l'unzione dei fedeli, tornata dopo il Covid in forma individuale, la festa di San Bartolomeo, apostolo, protettore dei bambini, che si festeggia ogni anno il 24 agosto. Ma già dalla vigilia la festa prende vita per la gioia dei bambini, che trascinano i genitori a visitare banchi, dei chicchi e dei giochi allestiti nella piazza dedicata al santo. I riti religiosi si sono svolti nel giardino della chiesa, dove una lunga fila di adulti e bambini si sono prestati a prendere la benedizione dell'olio. Quest'anno si ritorna al vecchio rito, essendo passato il Covid, non è passato perché c'è ancora, comunque non è pericoloso, perciò si ritorna a ungere le persone personalmente. Si fa una preghiera comunitaria e poi si unge le persone. Quanto è importante questo rito? Ma dipende dalla fede delle persone. Se le persone vengono con fede per chiedere aiuto al Signore, allora è importante. E questa benedizione nasce per i bambini. Prima non c'erano tante cure, no? I bambini non c'erano tante medicine, i bambini spesso erano quelli che si ammalavano più facilmente, perciò questa benedizione era per i bambini e tuttora i bambini sono privilegiati, si dà. Però vogliono tutti, anche gli adulti. Ecco. Vediamo un po' quanta gente viene, in genere viene molta gente. Anche col Covid? Sì, tantissimi, anche nei mesi del Covid, anzi di più. Il primo anno, nel 2020 mi sembra, o nel 2021, ci furono 20.000 persone. Urgenza della pace, il tema dell'annuale marcia della giustizia che si terrà sabato 7 settembre a Quarrata, la prima senza Antonio Vermigli, suo ideatore ed organizzatore, venuto a mancare nel luglio 2023 sul palco di Piazza Risorgimento. Si alterneranno così alla sera Don Luigi Ciotti, Giovanni Bombardieri, Rosi Bindi, Antonella Lombardo ed altri. Tra le novità dell'edizione di quest'anno, un laboratorio pomeridiano per i giovani chiamati a riflettere sul tema scelto. Animarlo sarà Don Luigi Ciotti.
E come abbiamo anticipato nel nostro telegiornale, torniamo a parlare di dell'eccidio del padrone di Fucecchio domani e poi in replica anche domenica. La nostra emittente trasmetterà un film documentario dedicato a quei gli eventi. Il Massimo Pannocchi ha incontrato per noi gli autori. Nei giorni della commemorazione delle vittime dell'eccidio del Padura di Fucecchio, TVL ha voluto dare spazio anche a chi quel 23 agosto del 1944 lo ha voluto raccontare. Carlo Cortesi, Alessandro Battisti e Massimiliano Vannini hanno realizzato un documentario, il titolo emblematico della tragedia che fu quel giorno, Tutto questo sangue. È stata una cosa straziante. Prodotto da Abelardo, nel film, che sarà messo in onda anche sulla nostra emittente, sono state raccolte le interviste ad alcuni dei superstiti, seguendo, grazie alla narrazione di Carlo Cortesi, il filo degli eventi che hanno portato a compiersi quell'immane crimine da parte dei tedeschi. Quello che abbiamo cercato di fare è stato proprio andare alla ricerca anche del senso di quello che sono stati questi 80 anni qui vissuti dalle persone dopo tutto questo sangue. Tutto questo sangue è il titolo che abbiamo dato a questo lavoro, ma è anche una frase che in questo documentario viene pronunciata da una sopravvissuta che è Tosca Lepori. Loro non si facevano vedere, ma anche lì dove eravamo noi c'erano mescolati con loro. Dalle prime ore dell'alba del 23 agosto, il primo morto fu nella zona di Massarella, iniziarono le uccisioni che si protrassero fino al primo pomeriggio del 23 agosto. Mi dettero uno spinto rosso e aiutante era, e lo portarono di sopra la Nievole e lo ammazzarono. La cosa drammatica è che sia tornando nelle proprie abitazioni in tutti i comuni, compresa Chisinau Zanese, che anche il giorno dopo le truppe tedesche, che in Padura erano accompagnate anche da italiani, festeggiarono il successo dell'operazione con canti e feste e, così, e bagordi sulla pelle dei morti. Tutto questo sangue andrà in onda integralmente su TVL, canale 14, sabato 24 agosto alle 15 e in replica domenica 25 alle 20.40. Postiamoci adesso in montagna, dove ha preso il via il Django Festival, Carro degli Innocenti. Il Toscana Django Festival 2024 nel comune di San Marcello Piteglio ha avuto un inizio entusiasmante, aprendo la kermesse con un concerto straordinario che ha visto protagonisti l'orchestra Bailan e i canterini genovesi provenienti dalla Liguria. Il festival continuerà fino a domenica 25 agosto, offrendo agli appassionati di musica una serie di eventi e performance imperdibili. Questo è uno spettacolo comunque che è una continuazione di un discorso su Genova, la nostra città. È un discorso, diciamo, un po' inconsueto, perché parla di una Genova fuori Genova, una Genova delle antiche colonie, e quindi una Genova che in qualche maniera era a contatto con altre religioni, con altre abitudini, con altre etnie. E questa vicinanza ha creato comunque in questi genovesi d'oltremare ha creato un carattere un po' differente. Diciamo che noi lo abbiamo trasportato in musica. Ovviamente questo intreccio musicale è un intreccio inventato, però ha una forte volontà, è quella di creare comunque quello che si può dire un tentativo, una giusta porta per poter dire sì, sei diverso, ma probabilmente hai qualcosa da insegnarmi, no? E quindi quello che ne esce fuori sono dei brani che hanno una tradizione genovese, perché noi ci rifacciamo al fenomeno del trallallero, che è un fenomeno musicale genovese e basta, esce fuori da Genova, non esiste. È un fenomeno corale che nasce come dopolavoro, come incontro nelle taverne, che non è fatto per un pubblico, ma è fatto per se stessi. E a proposito di musica, ormai manca pochissimo la 23esima edizione
del Serravalle Jazz, l'appuntamento dal 25 al 28 agosto a Serravalle. Il festival, lo ricordiamo, è promosso da Fondazione Teatri di Pistoia, Amministrazione Comunale e Sostegno, la Fondazione Caripit. L'ingresso è libero, il via come di consueto dal tardo pomeriggio 18:15 all'ex oratorio della Vergine Assunta, con un primo incontro a cura di Alessandra Caffiero, nel quale lo scrittore Franco Bergoglio presenterà la biografia di Sidney Beckett. Suona con gentilezza alle 21, poi il primo dei concerti sul palco alla Rocca di Castruccio, con protagonista la Varga Jazz Orchestra, diretta da Mario Raia. Sul palco ci sarà anche ospite per la serata il sassofonista Chris Cech. E a proposito di appuntamenti, Pistoia si prepara a vivere tra poco meno di un mese uno dei più amati, la biciclettara della salute. Manca meno di un mese alla biciclettata della salute, la tradizionale pedalata con fini benefici, totalmente non competitiva, aperta a tutti, in programma per domenica 8 settembre con partenza ed arrivo dal parcheggio dell'auditorium di via Panconi a Pistoia, attraverso un percorso cittadino di 8 chilometri. Il via verrà dato alle 10 da Elisa, figlia del compianto Roberto Maltinti, che da sempre è stato starter ufficiale della manifestazione. Verranno premiate le prime tre maschere più stravaganti e belle, decretate da una giuria esterna. Ci saranno delle categorie. Le prime classificate di ogni categoria si aggiudicheranno anche il campionato italiano maschere in bicicletta. Quest'anno la bicicletta della salute diventa maggiorenne. Il comitato organizzatore, per festeggiare questa speciale ricorrenza, ha messo in palio per i nati nel 2006, iscritti alla gara, un monopattino elettrico con caschetto. Il vincitore sarà decretato per estrazione a sorte del pettorale a lui abbinato. A seguire, sempre in relazione al numero del pettorale, saranno estratti i vincitori delle due biciclette messe in palio dal presidente onorario della Silvano Fedi, Franco Ballati, in ricordo dei suoi genitori. La biciclettata della salute dal 2009 al 2023 ha raccolto, grazie alla generosità dei cittadini, ben 105.000 euro donati interamente ad associazioni della provincia di Pistoia. Quest'anno la beneficenza sarà devoluta alla MAIC e alla LILT, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori di Pistoia. Il ristoro finale, aperto a tutti i partecipanti, sarà allestito dal comitato organizzatore della biciclettata, in ricordo degli amici Sauro Trinci, Saurino e Osvaldo Nencini. E con questo è tutto, vi lascio allo sport, ci rivediamo dopo per gli ultimi aggiornamenti.